Oggi sono a Toiano, un antico borgo risalente all'epoca medievale, con tanto di castello e ponte levatoio, o almeno quel che ne resta. Una vera perla inserito nelle campagne e nelle colline pisane. Toiano è uno dei numerosi paesi fantasma in Toscana, ovvero quei centri che sono rimasti disabitati e abbandonati. Ed è proprio questa peculiarità che lo rende ancora così magico e suggestivo. Ma c'è qualcosa di più misterioso nell'anima del borgo. La morte di Elvira, una bella giovane originaria proprio di Toiano, che il 5 giugno del 47, giorno del Corpus Domini, venne brutalmente uccisa in un boschetto dal nome Botro della Lupa, mentre si recava ad attingere acqua alla fonte. Il caso andò anche sui giornali nazionali, ma rimase comunque irrisolto e si dice che sia la causa della fine del piccolo borgo.